Buonasera, buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Mi Oppongo. Quella che vedrete tra poco alle mie spalle è la villetta di Monte Cassiano. Infatti torniamo nella provincia di Macerata. Per chi segue questa trasmissione sa che ci riferiamo al delitto di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa nel pomeriggio della vigilia di Natale. Il prossimo 19 novembre, ecco perché torniamo su questo caso, compariranno dinanzi al GUP i suoi familiari. Ma per chi non conosce la vicenda ve la riassumiamo nel nostro servizio di ricostruzione. È il pomeriggio della vigilia di Natale. A Monte Cassiano, comune di circa 7.000 abitanti in provincia di Macerata, le case sono illuminate dalle luci di Natale e le famiglie si preparano per la cena. Parte una richiesta di intervento al 112, girata alla centrale del 118 un minuto dopo. La chiamata arriva dalla villetta di via Sando Pettini, civico 31. Qui abita la famiglia Orazzi Carsetti, composta da Rosina e il marito Enrico, la figlia della coppia, Arianna, e il figlio di quest'ultima, Enea Simonetti. In casa è accaduta una tragedia. Rosina Carsetti, 78 anni, giace a terra in cucina senza vita. I carabinieri arrivano sul posto insieme ai sanitari che tentano vanamente di rianimare la donna. Rosina non respira più, è stata strangolata. La procura di Macerata apre un fascicolo per concorso in omicidio, favoreggiamento e simulazione di reato. I familiari di Rosina vengono iscritti nel registro degli indagati. L'autopsia, eseguita il 26 dicembre, conferma che l'anziana è morta per asfissia. Le indagini partono a tutto campo, diverse le ispezioni dei carabinieri della sezione investigativa scientifica di Ancona e del nucleo investigativo di Macerata. La difesa parla di segni di effrazione sulla porta finestra della cucina al primo piano, dalla quale un uomo molto alto, vestito di nero, si sarebbe introdotto all'interno. Qui avrebbe trovato Rosina, l'avrebbe uccisa e poi si sarebbe diretto al piano di sotto. Dopo aver immobilizzato la figlia Arianna e il padre ottantenne di lei, il rapinatore avrebbe raggiunto il secondo piano, da dove avrebbe prelevato 2.000 euro in contanti, prima di darsi alla fuga. Tutto questo mentre il nipote della vittima è al supermercato a fare la spesa. Una volta rientrato a casa, il 21enne racconta di aver trovato il corpo della nonna senza vita e di aver liberato madre e nonno prima di chiamare il 112. Dagli orari alle testimonianze di amici e vicini, dalla dinamica del delitto all'autopsia, dall'analisi di cellulari e PC fino agli esami sul materiale sequestrato, troppe discordanze rispetto alla versione resa dagli indagati. A pesare ulteriormente ci sono le intercettazioni tra Arianna ed Enea, dove si parla di un piano architettato dal 16 dicembre e in una conversazione dicono: Rosina, tu ci costi 5.000 euro l'anno. Ma c'è ancora di più. Laurazzi avrebbe frugato nella stanza di un ufficiale dei carabinieri, trovando un paio di guanti del figlio e li avrebbe nascosti in tasca. Su questi guanti si erano scontrati procura e difesa al momento di dare il via alle analisi scientifiche del RIS di Roma sui vari reperti sequestrati. All'alba del 12 febbraio i carabinieri del comando provinciale di Macerata arrestano Arianna Orazzi ed Enea Simonetti. L'accusa è di omicidio volontario premeditato, pluriaggravato, dalla minorata difesa della vittima. Appena 4 giorni prima di essere uccisa, Rosina si era rivolta con un'amica fidata ad un centro antiviolenza di Macerata, chiedendo una consulenza legale che era stata fissata il martedì successivo. Un appuntamento a cui Rosi non è mai arrivata. Il 2 aprile viene arrestato anche Enrico Razzi, nonostante in prima istanza il GIP del Tribunale di Macerata non avesse ritenuto di disporre misure cautelari per il marito di Rosi, 78enne. Per la procura, però, esiste il pericolo di inquinamento delle prove. Il riesame accoglie il ricorso. A fine luglio, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi chiude le indagini e chiede il rinvio a giudizio per i tre.
Il 27 ottobre Enea Simonetti viene interrogato davanti al GIP. Il 21enne fornisce la sua versione dei fatti, sconfessando la storia del rapinatore e puntando piuttosto il dito contro nonno Enrico. La ricostruzione fatta dal nipote di Rosina non convince il giudice per le indagini preliminari, che respinge l'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati della difesa, Andrea Netti e Valentina Romagnoli. Intanto il processo si avvicina e la prima tappa è stata fissata al prossimo 19 novembre, quando si svolgerà l'udienza preliminare davanti alla Corte d'Assise. Ovviamente abbiamo sentito i legali che difendono gli imputati, i quali ritengono di non voler rilasciare dichiarazioni fino all'apertura del processo, e rispettiamo ovviamente la scelta. Ma per dovere di cronaca siamo qui per darvi tutti gli aggiornamenti su questo caso, che andremo ad approfondire tra poco con il dottor Ettore Picardi. Buonasera, sostituto procuratore presso la Corte d'Appello di L'Aquila. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Saluto anche Giovanna Frastalli, sociologa. Buonasera, buonasera Giovanna. A te. Grazie anche a te. Buonasera a Jessica, che ci presenta subito l'esperto che sarà con noi in questa puntata. Jessica. Grazie Stefania, buonasera ai nostri telespettatori e ai nostri ospiti in studio. Saluto il dottor Luca Russo, analista forense. La sua figura è stata determinante per lo svolgimento delle indagini, che hanno avuto un esito che abbiamo raccontato anche all'interno della nostra ricostruzione, una valenza particolarmente significativa, quella delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Ne parleremo tra pochissimo, Stefania. E ovviamente, come spesso diciamo in questa trasmissione, noi non facciamo i processi, le responsabilità eventuali dovranno essere acclarate soltanto nell'ambito appunto del processo che sta per aprirsi. Ma per le ultime notizie invece io vado a salutare e a collegarmi con Paola Pagnanelli, collega giornalista del Resto del Carlino. Buonasera, buonasera Paola. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. Allora ecco, partiamo dalle ultime notizie. C'è questa udienza dinanzi al GUP. Nel frattempo però Enea è stato interrogato. È vero che ha puntato il dito contro il marito, quindi il marito della vittima, quindi suo nonno? Sì, per la prima volta Enea è stato sentito dal GIP Manzoni, ha deciso di dare una sua versione di questo. E a quanto sembra avrebbe raccontato che lui quel pomeriggio appunto era uscito per andare a fare la spesa e al ritorno la madre gli avrebbe detto che era stato il nonno a uccidere la nonna. Lui non avrebbe saputo nient'altro e avrebbe semplicemente appreso questa informazione dalla madre. E a quanto anche il giudice gli avrebbe fatto presente il fatto che questa ipotesi, questa versione di accusare in pratica il nonno dell'omicidio era una di quelle che è stata durante la fase delle indagini, perché la madre Arianna ed Enea ne avevano parlato quando venivano poi in caserma e a questa obiezione il ragazzo non ha saputo rispondere niente, cioè non è stato in grado di dare una giustificazione di questa ipotesi, insomma il fatto che questo piano B fosse in qualche maniera già stato preparato da lui con la madre. Che venisse chiesto il processo, dottor Picardi, era un esito prevedibile, no? Alla luce di come si sono svolte le indagini, dell'esito delle stesse, ne abbiamo parlato ecco, anche precedentemente di questo caso. Beh, qui è maturato il cosiddetto giudicato cautelare, cioè in pratica le misure cautelari hanno superato anche il vaglio della Cassazione, addirittura mi pare che la Cassazione, da quello che ho sentito, poi ha valutato anche in senso favorevole all'accusa pure per uno proprio per il nonno, mi pare che era stato all'inizio tenuto invece non fuori dalla misura cautelare. Quindi in questi casi ovviamente è abbastanza chiaro che il quadro accusatorio risulta tale da sostenere una richiesta di rinvio a giudizio. Questo mi sembra abbastanza probabile. Poi è chiaro che il processo sappiamo che inizia adesso. E ovviamente non potranno chiedere sconti di pena, tra virgolette, o comunque il vecchio rito abbreviato, no? Sì, se per quale ragione? Spieghiamolo. Perché sì, c'è stata una riforma per cui se la pena prevista, ovviamente come pena massima, è quella dell'ergastolo,
e se ci sono particolari aggravanti, adesso non conosco di preciso, ma probabilmente ve ne saranno, questo tipo di reato, l'omicidio aggravato, prevede come pena massima l'ergastolo e quindi per questa nuova normativa di, mi pare sia di 1 o 2 anni fa, adesso non ricordo perché il lockdown ci ha un attimo fatto perdere la cognizione del tempo, non è più possibile chiedere il giudizio abbreviato. Il problema dal punto di vista normativo era questo, che lo sconto di pena di un terzo che si aveva col giudizio abbreviato insiste su reati molto diversi, per cui dare uno sconto di pena di un terzo a chi prende 9 mesi significa portare a 6 mesi un impatto molto diverso da, rispetto a quello che si ha quando si riduce una pena di 30 anni a 20 anni. Quindi probabilmente bisognava graduare diversamente questo tipo di sconto di pena. Il legislatore è intervenuto in maniera invece ancora più decisa e ha previsto la non possibilità di chiedere il giudizio abbreviato per queste categorie di reati gravissimi. Ecco, qual è il livello di difficoltà per la magistratura inquirente che opera su inchieste di questo tipo, no? Quindi delitti che si consumano all'interno delle mura domestiche, perché oggi insomma ci si può avvalere di tante strumentazioni anche molto sofisticate e ne parleremo anche con il nostro esperto in studio. Ci sono casi facilmente risolvibili? Ecco, diciamo così. Luca Russo ne sa anche più di me perché è stato anche mio collaboratore. Io dico questo, oggi veramente il delitto per antonomasia, cioè l'omicidio, non è proprio quasi mai possibile farlo senza venire poi scoperti, perché le tracce che si lasciano biologicamente, informaticamente o su vari supporti che accompagnano la nostra vita sono talmente numerose che nessuno può sfuggire a questa specie di grande fratello che può non piacere per tanti aspetti ma che aiuta e assiste molto gli inquirenti. All'interno di un nucleo familiare ovviamente ci sono degli aspetti particolari. È chiaro che le tracce biologiche tra conviventi sono fisiologiche, non sono così sospette come in altri ambiti, però è anche evidente che poi sono delitti che maturano in ragione d'impeto il più delle volte, anche se qui forse ho sentito parlare di una programmazione, e quindi si fanno degli errori molto spesso di impostazione, proprio di ideazione, perché non si tratta di criminali professionisti, si tratta di cose un po' all'acqua di rose. Se mi è consentito, laddove l'ipotesi accusatoria fosse confermata, mi ricorda un po' quella vicenda di Erika e Omar, quando di fronte alla morte della mamma di Erika e del fratellino si imputò all'inizio a una banda di rapinatori. Sì. Poi sappiamo com'è finita tutta la storia, adesso addirittura è finita anche la fase di detenzione, sono passati tanti anni, è una vicenda molto dolorosa quella. Qui sembrerebbero delle analogie se l'ipotesi accusatoria fosse confermata con questo tentativo di depistare. Tra poco torniamo sul fronte delle indagini che si sono appena concluse, però su questo caso ci siamo spesso soffermati sull'aspetto umano della vicenda. Non dimentichiamo che la signora Carsetti aveva contattato il centro antiviolenza del territorio di riferimento del Maceratese. Perché lo abbia fatto, si è parlato di maltrattamenti in famiglia e quindi con Giovanna Frastagli eravamo arrivati a, no, a fare un'analisi anche sociologica di tutto questo, perché poi è un delitto che si consuma sì in famiglia ma anche nell'ambito di una piccola comunità che tra l'altro era a conoscenza, specie tra i vicini di casa, dei dissidi anche molto aspri che intercorrevano tra le parti, quindi tra i familiari, all'interno di questa villetta che sembrava insomma essere stata trasformata quasi in una, non so, in una villa, in un fortino con queste, con questo, vedete, un recinto molto alto, nero, che si distingue poi dalle villette a schiera vicine. Sì, come ci ricordi tu, avevamo analizzato sia la conformazione della casa sia la relazione intrafamiliare per quello che insomma ci avevano restituito le testimonianze. La vicenda di Rosina ci porta intanto a riflettere al grande dramma che ormai appartiene alla società moderna, sto parlando della solitudine.
quindi la solitudine di Rosina, ma che appartiene trasversalmente, ormai lo sappiamo, i dati, ma anche le cronache ce lo raccontano, a tutte le generazioni, ai giovani, agli adolescenti, ma anche alle persone anziane come lei, che è vero che aveva affidato delle sue preoccupazioni principalmente alle vicine di casa, ad una vicina alla quale insomma riportava davvero qual era il suo dramma di privazione che viveva in casa, perché era privata sia fisicamente che psicologicamente di tantissime cose, e poi il dramma comunque di questa comunità. Ricordiamo che la solitudine è un tema, è un grande dramma, abbiamo detto, dell'età moderna. Fortunatamente l'Italia conserva ancora, non è ovviamente questo caso e altre di cui abbiamo approfondito, però delle relazioni sane, familiari e di vicinato che un po' proteggono, però ricordiamo che ci sono dei paesi, per esempio paesi che sono anche molto più ricchi, parliamo della Svezia per esempio, dove il 40% delle persone che vengono quotidianamente intervistate restituiscono di essere sole, quindi il 40% delle persone che per esempio vivono in Svezia sono sole e fanno uso di psicofarmaci, addirittura di antidepressivi. Questo significa che l'Italia potrebbe essere tutelata sotto questo punto di vista, perché le relazioni funzionano, sono fragili, è vero, sono cagionevoli di tutte quelle dinamiche che come questa insomma sono venute, però le cose funzionano ancora da buon vicinato. Poi c'è quella che abbiamo chiamato un po' la paura di fare il primo passo, la paura un po' di denunciare, e quindi a volte è molto più comodo, ahimè, io l'ho definito omertoso, sottrarsi alla denuncia e quindi non accompagnare, per esempio in questo caso, se la vicina di Rosina l'avesse accompagnata. Magari il vicino di casa non si aspetterebbe mai, no? Un epilogo di questo tipo, perché insomma, la tua vicina ti racconta di un litigio, a pensare che la stessa possa essere uccisa, insomma, dal nipote o dalla figlia o dal marito, che sia. No, l'aspettativa sicuramente, certo, no? Noi tendenzialmente ci auguriamo che le cose evolvano in bene e non negativamente. Però la cronaca ormai degli ultimi anni ci ha abituato che qualsiasi elemento, qualsiasi stimolo o comunque testimonianza che ci viene affidata non deve essere mai presa sotto gamba, perché quello che è successo a Rosina in realtà è un esempio di tante altre. Oh, tra gli elementi di prova che sempre secondo la procura di Macerata incastrano gli indagati, ora imputati, c'è tutto l'aspetto legato alle intercettazioni, specie quelle tra madre e figlio. Jessica. Esatto, Stefania, proprio così. Prima si parlava di tracce lasciate in maniera, come dire, sommaria, frutto probabilmente anche di una poca dimestichezza con l'utilizzo dei dispositivi. Luca Russo, le indagini si sono immediatamente concentrate, anche grazie alle testimonianze raccolte. Noi ricordiamo anche l'intervista fatta all'amica di Rosina, che l'aveva accompagnata a questo centro antiviolenza per una prima audizione, ma da subito si sono concentrate sui familiari. Lei, che si è occupato nello specifico di tracciare gli spostamenti e anche le varie connessioni, come si è operato nel caso di specie? In questo caso specifico, come tra l'altro è sempre più posta attenzione, soprattutto in casi di omicidi, e andare a verificare all'interno del posto dove si è consumato appunto il delitto che cosa può essere acquisito nell'immediatezza per poter avere traccia di quanto è accaduto. Nel caso specifico qui c'erano modem, telecamere nei pressi dell'abitazione e non ultimo ovviamente tutto l'aggancio di celle e connessioni. E quindi riuscire a identificare subito l'apparecchiatura, ad esempio modem, potevamo cristallizzare all'interno dell'abitazione chi era presente e che cosa aveva fatto con i dispositivi. Quindi in questo caso sia Enea che la mamma avevano dei telefoni che avevano agganciato il wifi dell'abitazione. Dopodiché, quando il segnale lo perdiamo nell'abitazione, subentrano le celle telefoniche e l'aggancio che ci portava in una zona compatibile comunque con l'abitazione. E da lì la verifica di tutte le telecamere. Telecamere che ci portano poi a identificare Enea all'interno del supermercato vicino casa, circa 800 metri, un chilometro da casa,
la sua permanenza all'interno del parcheggio del supermercato per un lasso di tempo che è sembrato subito abbastanza strano, perché era oltre un'ora di permanenza, fino a rientro a casa, e quindi di nuovo lo spostamento dall'abitazione, dal supermercato verso l'abitazione, e di nuovo l'aggancio all'interno dell'abitazione del modem. Quindi, per riassumere, il passaggio è stato questo: wifi a casa quando Enea esce, poi avete seguito il tracciato fino al supermercato. A questo punto subentrano le telecamere del supermercato, che ricordiamo, abbiamo anche mostrato quelle immagini, immortalano Enea mentre esce. Subito dopo lui resta nel parcheggio e le celle telefoniche agganciano il suo telefono, fino a quando poi non torna a casa e entra nuovamente in funzione il wifi. È questo il percorso. Questa è la sequenza corretta e ricostruita. Le telecamere poi, che sono una prova oggettiva, importante, certa e scientifica, forse anche più di una cella telefonica, ci testimonia che effettivamente è andata così. E è importante, ribadisco sempre, la tempestività con cui si agisce, soprattutto per gli aspetti informatici, tecnologici. È importantissimo, perché grazie alla tempestività possiamo andare a cristallizzare non solo gli eventi, ma anche tutto quello che è memorizzato. Ad esempio, un modem potrebbe tenere traccia 40, 48, 72 ore o massimo magari una settimana dei log di connessioni. Rischiamo che se quel modem fosse stato trascurato e preso una settimana dopo e rimasto acceso, avremmo perso le connessioni. Se avessero spento il modem, sarebbe cambiato qualcosa? Il fatto di aver spento il modem è stata la salvezza, perché ha bloccato gli eventi a quella data, ed effettivamente era stato staccato. Quindi gli eventi che ci abbiamo erano quelli diciamo di interesse. Tra l'altro è stato staccato qualche giorno dopo e a ridosso del rischio di perdere i dati. In realtà poi c'erano, perché non erano passati il tempo programmato dal modem della cancellazione dei log di connessioni. Prima la collega Pagnanelli parlava del piano B, ovvero quello che madre e figlio, e il riferimento è Arianna e al figlio Enea, avrebbero concordato per dare una ricostruzione dei fatti una volta che si trovavano in caserma dei carabinieri. Ma torniamo al piano A, cioè al piano delittuoso. E ce n'è già traccia in alcune conversazioni che lei è riuscito ad estrapolare. Ma, sicuramente dal telefono sono emersi dei fatti importanti, non solo le conversazioni tra di loro, ma anche la chat, per la quale è comunque già stata fatta menzione sui fatti di cronaca di Instagram, dove madre e figlio si parlano e parlano di questo piano che avrebbero attuato. Allora, io vorrei adesso sottoporvi una riflessione insieme al dottor Piccardi, se mi aiuta, che è un po' sul fronte della comunicazione, no? Anche dell'informazione. Raccontare le indagini non è così semplice. No. Sappiamo, insomma, che gli atti sono coperti da segreto d'ufficio e il PM solitamente, a meno che non decida di indire una conferenza stampa, non parlerà mai, no? A differenza invece degli avvocati che assistono le parti in causa, tra virgolette. Ecco, secondo lei, dottor Piccardi, come si può ristabilire un equilibrio in tal senso? Diciamo che qua c'è una serie di squilibri che si succedono e che forse trovano un equilibrio di fondo, ma a volte non lo trovano, perché le indagini ovviamente all'inizio danno un vantaggio non solo istituzionale al PM, perché deve fare le indagini e ovviamente deve avvalersi anche di una certa sorpresa per impedire che le persone possano annullare le tracce, però dal punto di vista mediatico si aggiunge anche un vantaggio, che talvolta sfocia in conferenze stampa quando si parla degli arresti, sia da parte delle forze dell'ordine che a volte anche di alcuni esponenti della magistratura, che stridono perché sono fatte... È un bene o un male, quindi, secondo ma lei? Ma sono fatte, come si dice, in audita altera parte, non sono un bello spettacolo, secondo me. Poi che cosa accade? A un certo punto il segreto istruttorio è caduto con la cosiddetta discovery, che si fa o con le misure cautelari o in una fase successiva, e quando poi si arriva a commentare il quadro
istruttorio nelle varie fasi del processo, soprattutto in queste udienze preliminari, dibattimento, c'è quel riservo richiesto ai magistrati per cui può parlare solo il procuratore o un suo delegato delle indagini. È fortemente inopportuno che di fronte a un processo in corso ci siano dei commenti della pubblica accusa, mentre gli avvocati sono più liberi di parlare. Oggi gli avvocati di questo caso hanno fatto una scelta rispettabilissima e forse anche intelligente di temporeggiare, perché devono anche capire bene di fronte a tutte queste dichiarazioni che i vari familiari hanno fatto, anche un po' confliggenti sembrerebbe, si sono dati una pausa di riflessione, e quindi apprezzabile. Però è chiaro che l'avvocato, e questo riequilibra forse quella fase. Per il legislatore, sia per il legislatore penale che per quello deontologico, non è facile trovare un equilibrio. Non so se questi diversi squilibri portano alla fine a un qualcosa di soddisfacente. Io ho delle perplessità, ma non è facile trovare poi una soluzione definitiva a questo problema. Beh, e noi poi abbiamo il dovere di informare, ovviamente, nel rispetto delle regole, o no, Paola? Dovere in casi come questi che moltissimo le coscienze, fanno venire tantissime domande anche al di là della responsabilità dei singoli indagati. Una storia come quella di Rosino ovviamente ha tanti dubbi sul funzionamento dell'assistenza che si dà alle vittime delle violenze, su quanto ci fosse appunto una sorta di omertà intorno a questa villetta, fossero isolati o meno questi protagonisti della storia, se qualcuno se ne fosse accorto prima, che cosa si poteva fare. Ci si fanno anche tante domande, quindi è anche, cioè, insomma, c'è un interesse anche legittimo da parte delle persone a sapere come stanno davvero le cose. Oltretutto l'accusa qui è gravissima, quindi secondo me in questi casi minimo di dialogo c'è tra l'informazione e la procura e la difesa, alla fine si fa un servizio un po' a tutti, perché circolano anche meno voci. Si aiuta anche a togliere magari dallo scenario delle cose che non c'entrano niente, a volte invece magari compaiono perché in un po' hanno tante chiacchiere, si alimentano delle voci, a volte aiuta insomma essere più precisi, più chiari, dire magari una cosa in meno, però dirne una ben precisa. Cioè, certo. Allora, bene come sì, giudice. Dottore, certo. C'è poi un altro soggetto però, che è il giudice, che per definizione dell'attuale sistema processuale dovrebbe essere ignorante. Quando ci sono questi casi, è giustissimo quello che diceva la vostra collega. Pensa possa influenzare in qualche però, modo giudicante. Io penso, faccio il caso Parolisi, che è stato il primo caso grandemente mediatico, sì, nella nostra zona. Come poteva il giudice non essere influenzato da tante interviste, da tante opinioni, da tante cose dette, conoscendo o non conoscendo realmente poi gli elementi obiettivi dell'indagine? Quindi come se ne esce? Bisognerebbe mettere una regola e non è semplice, perché poi c'è l'interesse alla notizia. Devo dire che poi in quel caso le stesse interviste che diede l'interessato, sì, sono state utilizzate contro di lui. Esatto, esatto. Quindi non è semplice per lui nessuno apprestarsi a questo. Però si avverte sempre l'esigenza di una disciplina un po' più compiuta, ma non è semplice trovare l'equilibrio. Chiarissimo. Allora, noi dobbiamo fermarci perché tra poco dobbiamo parlarvi di un altro caso sull'omicidio di Monte Cassiano. Ci aggiorniamo dopo il 19 novembre all'esito dell'udienza preliminare dinanzi al GUP e quindi Paola ne riparleremo sicuramente. Grazie a Paola Pagnanelli di essere stata con noi. Grazie a voi e buona serata a tutti. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo qui a Mi Oppongo.